Ben ritrovati a tutti gli sportivi di MarathonWorld.it. Qualche settimana fa avevamo visto la scarpa misteriosa di Oka, ora questa scarpa ha un nome. Ecco le Oka Cielo X1. Fast in, faster out, il motto di questa scarpa, quindi una scarpa costruita per andare veloce, sia dentro ma soprattutto fuori. È stata realizzata in collaborazione con i top runners di Oka ed ha un peso di poco superiore ai 200 grammi. Oka ha eliminato tutte le parti a loro dire superflue. Come possiamo vedere, ha un'intersuola a barchetta, l'avevamo già visto, una conformazione a barchetta molto evidente. Oka chiama questa conformazione Meta Rocker, soprattutto in avanti, questa scarpa va avanti da sola, dobbiamo immaginare un cerchio e questa scarpa si catapulta in avanti, dietro sembra quasi non avere peso, infatti è vuota, tutta la densità è in avanti. Interiormente troviamo una piastra in carbonio con forma ad ala, piastra in carbonio che è ben visibile sia in tutta la porzione posteriore, ma anche lateralmente in tutti i lati della scarpa. Questa piastra però, vista la rigidità della scarpa, non è molto deformabile. Quello che fa la differenza, a nostro parere, è la conformazione a barchetta Meta Rocker che abbiamo già visto e l'intersuola costruita con il cosiddetto ProFly X. La piastra infatti è appoggiata su uno strato più denso che va a contatto con il terreno, mentre superiormente abbiamo uno strato molto più morbido. Permette quindi di spingere a fondo con il piede, ma anche nei cambi di direzione, vista la rigidità inferiore, garantisce una buona stabilità. La schiuma utilizzata è un PEBA, materiale che abbiamo visto in altre calzature, ma in questo caso, come possiamo vedere, è molto molto deformabile e molto leggero. Inferiormente, un battistrada che, come avevamo già visto nel prototipo, offre un ottimo grip. Esso si estende non solo anteriormente, ma anche posteriormente. Infatti, come abbiamo già detto nella recensione del prototipo, questa scarpa permette di correre di avampiede, ma insomma è nata per fare tutta la rullata e quindi sfruttare tutta la conformazione e la sua deformazione. Il drop è di 7 mm con un'altezza da terra massima di 40 mm e, come ci tiene a sottolineare Oka, questa è una scarpa già approvata da World Athletics, è stata già usata da alcuni top runner in gara internazionale e quindi in caso di record il record è omologabile. Sopra troviamo dei colori molto moderni, molto fina la tomaia, stringhe piatte e, come avevamo già visto, una linguetta simbolica di spugna molto aderente al collo del piede che non dà problemi. A differenza del prototipo, ma probabilmente è solo una sensazione, anche la conchiglia posteriore offre un ottimo rinforzo. Nel prototipo non era così. Ora abbiamo una conchiglia molto solida che può offrire una discreta protezione al tendine d'Achille. Ma ora, dopo aver scoperto le caratteristiche tecniche di questa scarpa, andiamo a vedere come si comporta in corsa. Eccoci qua dopo i primi chilometri corsi con queste Oka Cielo X1, scarpa che ormai conosciamo molto bene visti i tanti chilometri fatta con il prototipo. Si tratta senza dubbio della scarpa più veloce che abbiamo mai provato tra quelle da gara con la piastra in carbonio, ma come già detto in precedenza, la sensazione è che la differenza non la faccia la piastra in carbonio, ma la conformazione Meta Rocker che ti porta a scappare via una volta completata la fase di spinta. È una scarpa molto molto morbida e per questo probabilmente adatta anche agli amatori e anche alle distanze più lunghe, perché si ha proprio la sensazione non tanto di comodità, ma che il piede affondi nella scarpa e trovi uno strato morbido, strato che poi continua a lavorare e restituisce una grandissima quantità di energia. Inutile quantificare il guadagno, ma il guadagno c'è. Gestione, è questo che ci sentiamo di dire dopo aver provato molte volte questa scarpa. È una scarpa che va gestita e va saputa gestire, perché sì, ti fa guadagnare molto, ti fa spingere molto, ma comunque
i tempi che si corrono vengono fatti dalle nostre gambe, quindi se non si impara a gestirsi, il rischio è quello di trovarsi, dopo pochissimi chilometri di una gara anche lunga, muscolarmente esausti. Il consiglio è quindi quello di provare la scarpa più volte in allenamento e non utilizzarla per la prima volta in gara e capire quando e come bisogna spingere, soprattutto nelle fasi iniziali. Capito questo tra virgolette trucco, allora sì che questa scarpa darà il meglio anche alla lunga e anche nelle gare più lunghe. Come sempre, viste le tante tematiche che può portare con sé una scarpa, in caso di domande potete lasciare un commento sotto al video.